ragazzo debba piacere necessariamente a voi, cioè quindi voi lo fate perché piace a voi, non perché piace a qualcun altro. Ma loro non si stanno divertendo, stanno facendo lo sport. Cosa legatissima a questo è che deve essere sempre un divertimento. Io vi dico la verità, quando ho smesso di giocare, al di là di quello, di come stavo fisicamente, non benissimo, ma nel momento in cui ho capito che quando andavo al campo non mi divertivo più, ho capito che quello era il momento di smettere. La fortuna di fare quello che ho fatto io, quello che ha fatto anche Fausto, è che si fa probabilmente il lavoro, la professione, il lavoro non mi piace usarlo per il calciatore, la professione più bella, se per te è stato il sogno fin dalla vostra età. È chiaro che i numeri, quindi matematica la fate tutti a scuola, no? Ecco, quindi diventare calciatore è difficile come fare 6 al super enalotto. Quindi credo che sia una cosa oggettivamente complicata, però credo che il calcio, come diceva giustamente Fausto Pizzi prima, debba essere a tutti i livelli un grandissimo divertimento. Dopo, se avete la fortuna, il privilegio e la bravura di giocare tra i professionisti, allora avrete raggiunto un obiettivo che probabilmente avevate già da piccoli. E quindi, indipendentemente da quello che voi farete nel calcio, sono certo che la cosa fondamentale per voi è quella che riusciate sempre a divertirvi. Questa è la cosa più